alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. E allora concludiamo con quello che avevamo promesso, e parliamo del film, dell'ultimo film che ho visto, diciamo, della triade dei registi italiani che hanno partecipato al Festival di Cannes. Il terzo film, dopo Mia madre di Moretti e quello di Garroni, Il racconto dei racconti, è La giovinezza, Youth in inglese, di Paolo Sorrentino. Vado naturalmente senza raccontare il film, se no qualcuno magari mi dice che me lo racconti e io ancora lo devo andare a vedere. No, vabbè, dico alcune cose, dico quello che ho, solo alcuni brevi spunti del film per poi ricavarne una critica. Siamo in Svizzera, in un lussuoso centro benessere presso il quale risiedono tre protagonisti: Fred Ballinger, interprete Michael Caine, famoso compositore e direttore d'orchestra che ha ormai posato la bacchetta e sembra non volerne più sapere di suonare neanche davanti alla regina Elisabetta, come gli verrà proposto da un messo della stessa sovrana. C'è poi Mick Boyle, interpretato da Harvey Keitel, attempato regista, amico di Fred, autore di cinema e di lungo corso, che sta cercando di fare il film della sua vita, che sia il suo degno testamento, il suo testamento spirituale, ma non riesce a trovare il finale. Il terzo personaggio è Jimmy Tree, interpretato da Paul Dano, un giovane attore che sta preparando un suo nuovo personaggio col quale farsi apprezzare
per fare, per le sue qualità, col suo vero volto, perché il pubblico lo ha identificato, e questo è un motivo di dolore per questo attore, con un insulso personaggio precedente, un robot il cui rivestimento non consentiva nemmeno di vedere il volto di Jimmy. Attorno ai tre protagonisti ruotano altri personaggi per lo più giovani, come la figlia di Fred, il direttore d'orchestra, il figlio di Mick, il regista, la massaggiatrice del centro benessere, la ex attrice resa famosa da Mick e ancora la prostituta giovanissima a disposizione dei clienti dell'albergo, ognuno con i propri problemi, difficoltà esistenziali, sogni. C'è dunque un continuo alternarsi e scontrarsi di giovani e anziani. Pertanto il film Youth non è propriamente né sulla giovinezza né sulla vecchiaia, ma direi, io direi più sul tempo che passa e su uomini e donne che fanno il conto col suo scorrere, il suo passare. Youth è un film che mischia battute goliardiche a momenti di fortissimo dramma. È un impasto irregolare in cui trovano spazio anche frasi banali, ma assolutamente realistiche, specialmente i due protagonisti anziani, Fred e Mick, presi dai propri tic e difficoltà fisiche. Si scambiano battute a volte banali, ogni tanto fanno affermazioni che sembrano filosofiche, ma in realtà sono banali anch'esse. Bene, tutto ciò è certamente riscontrabile nella vita di tutti i giorni. L'ambientazione del film è molto bella, è fine, è curata alla Sorrentino, potremmo dire. Il paesaggio, la natura, la bellezza dei luoghi la fanno da padrone. Il regista sa inoltre creare emozioni estetiche con un abile accostamento di immagini e musica, sia essa proveniente da una semplice carta di caramelle, dal frusciare delle foglie o ancora dai campanacci delle mucche, o infine da una stupenda melodia con una grande orchestra. Ecco, questo è il film. Io devo dirvi sinceramente che tra i tre film, a parte la delusione perché nessuno dei tre è stato premiato a Cannes, io non vorrei che dopo Calciopoli potremmo scoprire anche una, come dire, un'associazione a delinquere, o perlomeno un'associazione che non esamina con la stessa accuratezza e con la stessa imparzialità i film delle varie nazioni in concorso. Hanno vinto i francesi, ci sono stati, io poi gli altri film non li ho visti, non voglio emettere giudizi, e ho visto solo i tre film italiani. Vi posso dire che La madre è sicuramente, secondo me, il miglior film che ha fatto l'autore, e anche Garrone, e Garrone secondo me è quello che ha fatto il miglior film, proprio non il suo miglior film, il miglior film dei tre, e poi viene anche Sorrentino, che però sta non uso la parola un filino sotto perché la odio, quindi un po' sotto quello che ha fatto ultimamente, a partire dalla grande, bellezza, ad altri film. Quindi sono tre film belli che potete andare a vedere, che hanno tutte e tre una caratteristica e una fotografia, una caratteristica diciamo di
originalità, di specialità, e poi hanno una fotografia, soprattutto Garrone, ma anche Sorrentino, veramente eccezionale. Va bene, mandiamo l'ultimo brano. Adesso lo proveremo, l'ultimo brano. Nel frattempo sentiamo una musica che sta iniziando. È la canzone di D'André, Anime Sante, e chiudiamo con questa splendida canzone di D'André, dove ho sentito Coracanè. Finalmente ho trovato il foglio con gli appunti. È legato al film, ecco perché l'avevamo messo per ultimo, al film Youth. Parla di tempo sospeso, tempo vissuto, ricordato, dimenticato, immaginato, e noi in mezzo, inconsapevoli, a navigare. Questa canzone parla, oltre a parlare di libertà, tutto il CD naturalmente, parla anche di questo, della solitudine vista come valore quando non è imposta, e quindi quella solitudine anche dell'anziano, ma poi abbiamo visto che era anche una solitudine di giovani. Va bene, naturalmente il nostro amico vi ha già salutato, io vi saluto ora con questa canzone, vi ringrazio per l'attenzione, spero che siamo stati interessanti, avevamo molti argomenti, li porteremo, quelli che non abbiamo potuto sviluppare li porteremo la prossima volta, e ci sono naturalmente molte cose da dire, ce ne sarebbero molte di più di quelle che non riusciamo a dire noi, però insomma non si può fare tutto, bisogna fare delle scelte, noi abbiamo fatto queste e come dire, se non vi sono piaciute ce ne scusiamo, ma vi diciamo comunque continuate ad ascoltarci su Radio Roma Futura, .it il sito, e insomma buon ascolto. Che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Infinite come costellazioni e onde, spietate.